Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Yanno e quest'oggi vedremo assieme a cosa serve la Vision Board, che cos'è e poi successivamente ne creeremo una assieme. Quindi, prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo di attivare la campanellina così non vi perdete nessuna notifica da questo canale. Io credo che se vogliamo fare una cosa o raggiungere un certo obiettivo e ci mettiamo con impegno per raggiungerlo, riusciamo a fare tutto quello che vogliamo. L'unico nostro limite è la mentalità, ovvero il mindset. Infatti è solo questione di mentalità. Se tu ti trovi di fronte a un problema e ti fermi a pensare a questo problema al posto di trovare delle soluzioni valide per sorpassarlo e andare avanti, allora stai fallendo in partenza e non andrai da nessuna parte. Quindi noi dobbiamo partire da un'esigenza, ovvero l'esigenza di raggiungere un obiettivo e trovare la strategia giusta per appunto raggiungerlo. Se si presentano degli ostacoli durante il nostro percorso, non dobbiamo fermarci lì e non andare più avanti, ma trovare delle soluzioni adatte per quel problema. Una cosa che ci può aiutare a raggiungere la vita che vogliamo, ad essere la persona che vogliamo essere, è visualizzare tutto ciò che vogliamo ottenere. Infatti devi semplicemente ricordare a te stesso, al tuo corpo, che cosa vuoi realmente. Se vuoi dimagrire, perdere per esempio 10 kg, devi ricordare al tuo corpo che il tuo obiettivo è quello. E quindi prima di mangiare una pizza super golosa e buonissima, ci penserei due volte. Però fortunatamente c'è un qualcosa che può aiutarci a visualizzare tutto ciò che vogliamo ottenere, ovvero la vision board, che non è altro che una semplice lavagna, che può essere per esempio una lavagna fisica e quindi una a sughero, oppure una lavagna metallica, diciamo quella con i magneti, oppure anche una digitale. E infatti in questo video io andrò a crearne una appunto sul PC. La vision board è la rappresentazione visiva del futuro che noi vorremmo avere. Infatti la vision board ti permette di capire che cosa desideri ottenere dalla tua vita e rimettere, diciamo, in ordine, in prospettiva le cose. Ma prima di andarvi a spiegare che cosa bisogna inserire nella vision board, bisogna fare un passo indietro, ovvero nella legge dell'attrazione. Secondo la legge dell'attrazione, se tu vuoi una cosa con tutto te stesso, tenderai ad attirare questa cosa, perché in qualche modo, non so la spiegazione dettagliata, comunque il tuo corpo emette le stesse vibrazioni di quella cosa che vuoi ottenere e quindi in qualche modo si avvicinano. Per esempio, se tu pensi che vuoi quel gelato, non è che il gelato si avvicina realmente, tu devi proprio volerlo con tutto te stesso e crederci al 100%, e in questo modo allora funzionerà. Esistono moltissimi libri sulla legge dell'attrazione, c'è anche un film bellissimo su Netflix che si chiama The Secret, veramente molto molto bello, ve lo consiglio, dura tipo 1 ora e 45, quindi se non avete niente da fare una sera guardatevelo, oppure se non vi piace vedere i film potete andare a leggere il libro La legge dell'attrazione. Anche questo, se volete, vi lascio in descrizione il link. Tutte le vision board contengono sempre più o meno gli stessi macro argomenti, per esempio le abitudini sane che volete aggiungere nella vostra vita e invece le abitudini magari cattive, le brutte abitudini che invece volete eliminare, oppure le persone che vi ispirano quotidianamente, i vostri obiettivi dell'anno e gli oggetti che magari vorreste acquistare. Però per farla funzionare alla perfezione, la nostra vision board deve essere posizionata in una posizione strategica. Infatti il nostro corpo deve per forza almeno 1-2 volte al giorno visualizzarla, e quindi potete inserirla per esempio nella vostra stanza vicino al vostro PC. Invece se volete creare una vision board digitale, potete anche inserirla come sfondo del vostro PC, così ogni volta che accendete il PC o che lo utilizzate durante la giornata, anche inconsciamente il vostro cervello ripenserà a quello che c'è scritto o quello che è rappresentato appunto nella vision board. Un'altra posizione strategica potrebbe essere quella di appendere queste cose vicino allo specchio, per esempio al mattino quando vi cambiate per andare a lavoro o a scuola. Sicuramente utilizzerete uno specchio e metterlo lì a fianco nel mentre che vi cambiate magari potrebbe essere un'ottima idea. Non lo so, tipo mettere una lavagna in bagno non credo sia molto comoda come cosa. Ma visto che io sono minimalista, come potete anche notare da come mi vesto, io tutte le magliette che indosso sono senza loghi, scritte, nulla. Non c'è niente, perché mi piacciono tutte le cose molto semplici. E visto che appunto sono minimalista, io utilizzerò la variante della vision board digitale e quindi non utilizzerò nessuna cosa fisica, cartacea, inutile. Ma potete fare la stessa cosa anche fisicamente, ovviamente vi comprate una bella lavagna metallica e con le calamite potete inserire le diverse immagini o scritte. Vi spiego brevemente quello che voglio inserire nella mia vision board. Prima di tutto voglio inserire gli obiettivi sui social, ovvero gli obiettivi numerici che voglio raggiungere durante quest'anno sui diversi social, come per esempio YouTube, TikTok o Instagram. Questi non ve li spoilererò e magari alla fine dell'anno
anno farò un video riassuntivo di tutto l'anno e vedrò se questi obiettivi li ho raggiunti o meno. Sono molto ambiziosi, non vi dico quanti iscritti voglio raggiungere su ogni piattaforma, ma punto in alto, diciamo. Poi inserirò alcune persone che mi ispirano e quindi anche solamente vedendo la loro foto mi ricordano di magari essere più organizzato, perché magari quella persona è super organizzata, oppure una persona come Matt Davella, che inserirò assolutamente, mi fa ritornare in mente la professionalità dei suoi video. E quindi diciamo che ognuno di loro sarà utile da punti di vista differenti. Un'altra sezione apparterrà le abitudini sane da implementare. Ve l'ho già detto anche negli scorsi video, alcune delle abitudini che voglio implementare sono sicuramente quella di leggere, meditare, allenarmi, e una che ho implementato da poco è dormire. E magari per molti dormire dicono: come, tu un'abitudine sana è dormire? Cioè, dormire è il contrario di essere produttivi, perché se dormi non puoi fare niente. Ebbene sì, negli ultimi giorni e nelle ultime settimane sto dormendo tipo 5 ore a notte, 5 ore e mezza, e quindi una buona abitudine da implementare è dormire almeno 7 ore. Non è troppo, non è poco, è una via di mezzo. Altre abitudini sane che però non riguardano la salute sono le abitudini finanziarie, ovvero voglio risparmiare mensilmente una parte di quello che guadagno, o semplicemente tenere da parte e non spendere i soldi che ho, e investirne una percentuale in investimenti a lungo termine, quindi con basso rischio di perdere tutto quello che ho investito, ma che magari tra 30 anni mi daranno degli interessi molto buoni. E quindi, non appena farò 18 anni, una delle abitudini da inserire è appunto investire. Certo, non voglio iniziare a investire in borsa, perché quello, per farlo devi studiare moltissimo, perché sennò rischi di buttare via migliaia di euro. Però tenere da parte, che ne so, 50, 100 euro al mese per poi ritrovarseli tra 30 anni, beh, è una bella cifra tenuta da parte. Un'altra sezione sono le cose che voglio eliminare dalla mia vita, per esempio le relazioni tossiche, le persone negative che ti influenzano negativamente, tutte le perdite di tempo, quindi magari, che ne so, passare sui social 3 ore al giorno, giocare ai videogiochi per 6 ore al giorno, tutte quelle cose lì voglio eliminarle. E poi una sezione degli oggetti da acquistare. Ho acquistato da poco tempo il nuovo MacBook, se ve lo siete persi vi lascio nella i qui in alto a destra il video, però ho in mente anche nuovi acquisti per il futuro, sempre per aumentare la qualità di questi video, e quindi ne vedrete delle belle. E l'ultima cosa che dobbiamo fare è appunto creare la vision board. Ho deciso di utilizzare il programma, in realtà è un sito, Canva, perché è completamente gratuito e molto semplice, quindi tutti voi potete farlo senza, diciamo, spendere neanche un euro. E soprattutto, se non siete molto pratici di Photoshop, beh, lì ci sono molti preset utili, e quindi proveremo a farlo su questo sito. Ed eccoci qua su Canva, e come potete vedere ci sono diverse cose, per esempio post di Instagram, presentazioni, quindi dei preset utili per quello che ci serve. Allora, dobbiamo cercare un qualcosa in orizzontale. Allora, a noi serve un collage, quindi cerchiamo brochure collage, collage di foto del matrimonio, collage di foto di forme. In che senso di forme? Io direi di fare una cosa del genere, quindi tante foto una vicino all'altra, con magari dei titoletti a caso, con delle scritte. Secondo me spacca in questo modo. E queste sono tutte le foto che voglio inserire. Adesso mi metto e le organizzo per bene, vediamo che cosa esce. Ed ecco a voi la prima versione della mia vision board. In alto a sinistra ho messo le mie fonti di ispirazione, quindi questi youtuber che stimo molto, le abitudini sane che voglio introdurre, come vi ho detto, come la meditazione, dormire un po' di più, allenarmi e leggere, cose che non voglio, quindi perdere tempo, le persone false, quindi con una doppia faccia, la maschera infatti sta a significare proprio quello, e mangiare troppi dolci, anche se in realtà non è che ne mangio troppi, abitudini finanziarie, quindi risparmiare e investire, e poi social goal. Per ora ho messo solo queste tre immagini, ma poi scriverò sotto anche l'obiettivo che voglio raggiungere in termini numerici. Ma per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se fate anche voi la vostra vision board, mi raccomando, scrivetemi in direct su Instagram e mandatemi la vostra foto. Non la vostra foto nel senso la vostra faccia, ma della vision board, così magari prendiamo spunto l'un l'altro, magari qualche abitudine sana che volete introdurre voi vorrei introdurla anch'io, e ci scambiamo qualche parere. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, come vi ho già detto ci si becca domenica prossima alle 18 con un nuovissimo video. Ciao!